Sono Brignone Francesco, 1921, nome di battaglia Frera. E dicevamo il nome di battaglia da cosa deriva? No, nel battaglia si decideva così, tanto perché nessuno lo sapesse. Ma il suo derivava Come? da? Il suo nome di battaglia? Frera. Sì, però chi gliel'ha dato e da... Perché prima me l'ha detto, solo che io per l'intervista devo riprenderlo. Lo so, sembro scemo perché... Dice, No, non ve l'ha c'è già niente. detto. No, io sai, non è la prima volta che faccio un No, affare però così. anche se mi ha già detto delle cose, dobbiamo ripeterle come se fosse, come se non le avesse già dette. Quindi, chi gliel'ha dato, se è stato il comandante, un amico, se l'ha dato lei da solo, e il motivo M'hanno perché Frera. chiesto il nome che preferivo, io ci ho detto Frera. Quindi l'ha deciso lei. Sì. E puoi raccontare come è arrivato ad essere partigiano? Quindi dall'inizio, quali sono i fatti, gli eventi che l'hanno portata a essere partigiano? La storia è lunga perché io, ma dunque, nel 1941 sono andato in Africa, nel 1943 sono rimpatriato, nel 1944, anzi, nel 1943 mi hanno preso i tedeschi. Mi hanno messo nella sua compagnia, dovevamo andare a Cassino, io e un altro di Cairo. Da lì, adesso non c'è più, ma loro erano a Cassino. Siamo stati, ci hanno tenuti una settimana a Migliarina, dopo Spezia, pronti per partire per andare in Africa, per andare a Cassino, in prima linea. Allora lì ho deciso, io da lì, un tedesco inglese e un tedesco francese, dopo una settimana che ci siamo conosciuti, io ho preso un'autoblinda, loro al mattino alle 4 dalla domenica sono partiti, sono andati a Cassino. Noi a Zurich siamo venuti per venire a Saona. Perché loro a Saona, quei due lì, sapevano che li portava in Francia. E lì sono scappato. Poi sono stato un po' nascosto, poi sono uscito, sono andato ad aiutare mio padre. Hanno circondato la casa, mi hanno preso e mi hanno messo in galera, a Cairo Mozzanotte. Lì abbiamo firmato per non essere fucilati. Allora ci hanno istruiti. Ci hanno messo in divisa e ci hanno mandati a comandare la rocchetta di Cairo, che erano almeno due, erano tutti rossi, tutti antifascisti. E lì abbiamo tenuto finché non siamo stati scoperti, perché poi hanno scoperto il mio comandante, io e il mio cugino, che eravamo i due che abbiamo disarmato Brigate Nere, abbiamo spento gli incendi che avevano già iniziato per bruciare la casa dei partigiani, insomma, non fate di tutta la qualità. Ero vestito da repubblicano, però dentro c'era un antifascista. Lì il comandante mi ha detto: Francesco, sfila, non andare a casa perché ti prendono anche a casa, perché ero a 3 chilometri, sanno tutto. Allora diretta a me, vai nell'officina dove ti hanno preso la prima volta, che ti cercano per riparare le macchine. E io sono andato là a riparare le macchine là. Anche lì poi sono stato scoperto. Allora ho dovuto scappare e mi sono nascosto in una collina fuori, io un altro via. Di Cairo però abitavo a Vado. Siamo stati nascosti lì, abbiamo fatto contatto con i partigiani, abbiamo deciso cosa fare. Allora a Cairo, marito e moglie di Rocchetta,
e qualcuno che ci ha dato una mano, abbiamo deciso di portare via dei tedeschi che volevano scappare. Si vede che avevano già sentito qualcosa. Per poter rientrare a Cairo, mio padre ha preso la bicicletta e l'ha messa sul carro. Siamo messi d'accordo in un posto, io sono entrato a Cairo con i buoi e l'aratro per andare a arare. Ha posto il blocco, mi ha detto perché aveva... lui mi ha aspettato, io poi ho lasciato i buoi a mio padre, eravamo in 13 a decidere se ammazzare o non ammazzare i due tedeschi e la cassaforte. Allora mi hanno detto c'era 500.000 lire, poi dovevamo dividerle in quanti. Andavamo a rischio di far bruciare Cairo molte notte, abbiamo portato via tutta quella gente, ci siamo incontrati appena fuori Cairo e sono andati lì dove dovevamo venire, in Valla, vicino a Corte Emilia. E lì abbiamo fatto conoscenza, e due giorni, due notti nascosti, all'indomani c'era qualcosa nell'aria, siamo messi tutti in postazione, via. Perché scappare da casa, sono scappato io e uno che c'ho la fotografia qua di Rocchetta, ero un ragazzo, lui il 1100 e io una valigia di tre marce. Abbiamo caricato 11 persone, compreso noi, e in prima siamo arrivati a Corte Emilia alle 6 del mattino dopo, perché sono belli. È andato contro la riva, ha staccato una ruota, abbiamo fatto tutte quelle cose lì. E poi, quando abbiamo sentito dei rumori in giro, a me mi hanno detto quale posto ti conviene. Mi hanno messo dietro una piccola trincea, via, camuffata con dei rami, pronto a sparare. E vedo un ragazzo che comincia a fare. Ho detto, ma si vede che un ragazzo aveva 17-18 anni. E poi si è messo un telefonino qui nell'orecchio e continuava a fare. Ogni tanto si fermava e poi prendeva lo stagno. E poi lo rimetteva in terra. E io, ma bravo lì, non sapevamo niente. Un bel momento, vedo che prende il telefonino, un affare inglese, non so, una piccola radio, via, una radiolina, un telefonino. L'ha messo da una parte e poi si è messo a sparare dentro agli isolatori di un telefono, la linea del telefono. E poi facevo una raffica e poi dicevo, è finita, è finita, e poi trrr, trrr. Allora gli altri che hanno sentito a fare la raffica, tutti pronti a sparare, invece era lui che gridava. Io ci ho detto, ma sta bene quel ragazzo lì? Ma è taciturno, non parla tanto, però c'è sempre quello a fare nell'orecchio. Allora io piano piano l'ho chiamato prima di... E lui mi ha detto, è finita, è finita, è finita. Allora c'era lì gli anziani del posto, hanno preso il telefonino, hanno preso quella radiolina, lì un affare militare, via, e diceva pronto che era finita. Così io lì sono stato due giorni, due notti, lì, in Valla, Valla, ecco, e basta. E che giorno era? Eh? Che giorno era? Era il 24 aprile, quando abbiamo sentito quella cosa lì. Il 24 aprile, ma non eravamo proprio sicuri, eh. Poi il 25 aprile, vabbè, abbiamo saputo, poi siamo scesi a Savona e poi è finita lì così. Comunque io mi sono fatto 18 mesi di Africa e poi tutte quelle... mi hanno preso i tedeschi, mi sono buttato giù dal treno. Mi hanno preso a Piacenza,
mi sono portato giù a Ponte Curone e sono arrivato a casa il 21 del settembre del 43 a piedi. Poi mi ha preso la prima volta i tedeschi e sono scappato con l'autobrenda. Poi mi ha preso la Repubblica, mi ha messo in galera, poi ho fatto quello che ho detto, via.